Che cosa puoi fare e cosa fai quando un uomo diventa freddo? Allora, non è semplice, ma non è nemmeno difficile. E allora che cos'è? Beh, allora è questo. Segui le cose che ti sto per dire in questo video. Dal momento in cui un uomo si allontana, quindi diventa freddo, è dovuto principalmente a delle cause, no? A due cause principali, secondo me. La prima è che eventualmente ti sta dando per scontata. E la seconda è che magari, ci sono altre persone nella scena. Ora, se ci sono altre persone nella scena, chiaramente tu conti di meno. Forse c'è una tua ex, forse c'è una donna che sta frequentando in più oltre a te, forse ci sono altre ragazze, forse ha un interesse velato nei confronti di altre donne, forse si vuole solo divertire. Insomma, tutto questo per dire cosa? Che tra una cosa e l'altra, tra il primo e il secondo punto, farti dare per scontata è quello che accade. Cioè, ti dà per scontata e pensa che eventualmente tu possa, insomma, passare in sordina in secondo piano. È chiaro che dal momento in cui vieni data per scontata, perdi potere, perdi potenziale attrattivo nei suoi confronti, perdi la capacità di sedurre, non riesci più a sedurre. E allora che cos'è che devi fare? Sicuramente il mirroring è importante. Dunque, il mirroring consiste nel rispecchiare ogni cosa che fa lui anche in altre sfere, oltre a quella sentimentale, quindi quella dei messaggi, dei contatti, dei social, eccetera. Tra l'altro, oltre a fare mirroring, l'altra cosa importante che devi fare è quella di creare degli spikes emotivi. Gli spikes emotivi sono quelli che probabilmente non ha più avuto. Spikes sarebbero comunque dei picchi emotivi dove la persona si sente magari presa o comunque scioccata per qualcosa che non si aspettava. Quindi magari una risposta non è mai arrivata, che si aspettava che tu rispondessi presto, situazioni dove invece hai risposto tardissimo, e lui si aspettava di rispondere tardissimo, dove comunque c'è un mix di questo, ok? Quindi dove non si aspetta quello che fai. Dal momento in cui lui non riesce più ad aspettarsi le cose da te, è quello il momento in cui aumenti l'attrazione e aumenti gli spikes emotivi. Ora, questi picchi emotivi puoi appunto finanziarli in questo modo, cioè situazioni dove gli dai buca una volta su quattro, sparisci per un giorno intero, gli mandi il buongiorno per 5 giorni di fila e poi smetti d'improvviso, gli chiedi di uscire e poi all'ultimo gli dici che tu non puoi, ok? Questo è alla base. Sono cose che puoi fare se sta diventando freddo con te, ok? Quindi fargli capire che ti sta perdendo, ma che sei anche una donna di valore. Ovviamente, come contesto, anzi come contorno, c'è il fatto che devi comunque riprendere la tua identità e concentrarti in primis su te stessa. Se vuoi concentrarti davvero, seguimi qui e su YouTube.